Benvenuti in un nuovo video. Torniamo a parlare di moda finalmente dopo tanto tempo e precisamente verrò a parlarvi dei vestiti e abiti, outfit in generale più brutti e proprio orrendi che secondo me ho trovato guardando in internet. Allora, io lo stavo guardando in internet per vedere un po' le tendenze della moda di quest'estate, per vedere un po' di vestiti e ogni tanto incappavo in questi outfit molto singolari, molto particolari, molto brutti secondo me. E quindi l'ho preso e ho detto perché non faccio un video per farli vedere tutti quanti e quindi eccomi qua. Direi subito di iniziare con la classifica, io ne ho trovati 5 e inizierò a parlare dal quinto a salire, quindi più ci avviciniamo al primo posto e più sono brutti o comunque sono strani. Al quinto posto c'è quest'abito qui. Cioè, sembrano le frittate che mi fa mia nonna, che sono un poco più piccole, ma neanche tanto più piccole alla fine, di quell'abito. Che non è tanto secondo me, avete visto com'è, no? Com'è fatto, è proprio il colore che secondo me è sbagliato, è proprio un color frittata. Rivediamo. Avete visto? Cioè, è proprio un color frittata. Poi la forma dietro di quella specie di coda che ha rotonda, una frittata, quindi direi può chiamarlo abito frittata. Passiamo alla quarta posizione, che è questo abito qui. È terribile, sembra del genere. Aspetta, aspetta un attimo, prima di andare su Red Carpet devo farmi una comprata di patate perché a casa le ho finite, devo prendere un po' di patate, ma arrivo subito. Accidenti, quando la vedono mi dicono: e che è successo qua? Ma no, guarda, avevo comprato un po' di patate perché dovevo metterle a rosolare col pollo che avevo infornato prima di venire qui. Solo che non ho fatto tempo a tornare a casa, quindi ho detto, mo ste patate dove le metto? Vabbè, me le metto addosso così decorano il vestito. Che poi io non ho capito se effettivamente sono sacchi di patate o vorrebbero sembrare come dei dadi. Non, dimmelo voi, perché non l'ho capito. A me sembrano dei sacchi di patate, un abito pieno di sacchi di patate. Che vabbè, a ognuno i propri gusti, cioè è vero che la patata piace a molti, però secondo me si intende un altro tipo di patata, probabilmente è stato travisato il significato di questo modo di dire. Ma comunque alla fine ognuno è libero di mettersi e di sembrare il soggetto nel miglior modo che vuole. Andiamo avanti con la nostra classifica e saliamo sul podio perché siamo arrivati al terzo posto ed è questo abito qui. Rendetevi conto del trash che quest'abito, questo vestito, un vestito da genio della lampada, ma cazzo, cioè, chi è che si mette ad andare in giro a carne? Cioè, siamo proprio una cosa così trash, non l'avevo mai vista, ma dico, esistono, ovviamente si comprava su internet, perché giusto su internet si possono trovare certi articoli, ma notare che c'è scritto anche rub me, cioè strofinami sulla lampada, cioè. Ragazzi, ma dico io, ma chi crea questi abiti? Ma spera pure che c'è qualcuno che se li compra. Io non lo so veramente, la gente, la fantasia umana non ha limiti, ma così come anche il cattivo gusto non conosce i limiti, ma aspettate di arrivare a primo. Saliamo al secondo posto, quest'abito qui. Quest'abito qui, parliamone. Non lo so, sei la paladina del movimento, sei più setole per noi istrici o più setole per noi maiali? No, perché sei meno delle setole. Oppure vuoi spazzare sulla passerella, ma tesora, guarda che la passerella è stata già pulita prima che tu salissi, non serve che ti vesti da scopa, quindi che ti rimetti una gonna piena di setole per spazzare a terra, quindi sono due le cose. O è un messaggio subliminale per dire ho voglia di scopare, oppure appunto sei l'esponente del movimento più sedule per tutti e ti vuoi far portare avanti la tua idea, quindi è giusto che ognuno porti avanti la propria idea per una cosa che gli sta strettamente a cuore, ma adesso aspettate di vedere il primo posto, tenetevi forte perché io non sapevo se ridere o piangere quando ho visto, è un abito da credo da sposa. Cioè, ragazzi, non vi dico altro. Ecco l'abito.
Io non ho parole. Cioè, io spero che sia una cosa finta, che non siano abiti che vengano prodotti veramente. Cioè, l'abito da sposa con la fica stampata, cucita, non si capisce. Un abito con la fica, ma qui proprio arriviamo neanche al trash, proprio, cioè, siamo proprio, abbiamo grattato il sottofondo del trash, proprio. No, ditemi voi perché io non so veramente cosa pensare, cioè mi viene solo da ridere. Dai, ma puoi metterti un abito con la fregna disegnata sopra? Ma dai! Ma che cazzo è? Cioè, veramente, ma stiamo scherzando? Non si può! Non si... Rivediamolo! Io mi domando, uno che lo va per una ragazza che si deve sposare e prova questo abito, prova vari abiti, e dice all'amica che l'ha accompagnata: no, guarda che bello quest'abito, anche la mia patata disegnata sopra, perché poi magari c'è scritto anche che è personalizzabile. Mi domando come faranno una visita ginecologica, e forse ci sarà, come dire, una liaison ginecologo stilista e produrranno l'abito, probabilmente funzionerà così. Ma o forse serve per quelle spose che hanno dei mariti e fidanzati un po' imbranati e che non hanno ben chiaro il motivo per cui si stanno sposando, per comunque che cosa succederà dopo il ricevimento al ristorante, e quindi forse quello è un chiaro messaggio per dire dopo ti aspetta questa. Quindi insomma, se non è, sei veramente convinto che ti piace questa, sei sempre in tempo prima che metti l'anello al dito per tirarti indietro e capire veramente qual è la tua natura sessuale. Forse servirà anche questo come monito, no? Attenzione, pericolo vagina in agguato. Così, forse servirà quello, perché io non vedo altre utilità di indossare un abito il giorno del tuo matrimonio che abbia la tua patata stampata, cucita sopra. Veramente non ci sono altre motivazioni, cioè, a meno che non ti chiami Cicciolino, che tanto ormai l'hai svenduta a me e a tutti quanti, e quindi è solo un motivo in più per farti pubblicità per i tuoi futuri film che farai. Giusto quello. Quindi spero di avervi tenuto compagnia con questo video e commentate, mettetevi piace, se vi piace scrivetemi sotto che cosa ne pensate e scrivete altri commenti che ritenete opportuni per questi abiti. Noi ci rivediamo ovviamente al prossimo video, non mancate, e vi aspetto. Un bacio e ciao ancora!